Ciao ragazzi in gabbia e benvenuti finalmente su Warzone 2.0. Si ritorna a spedire persone nel gulag. Non vedevo l'ora di partire con questa nuova avventura di COD, che sicuramente ci metterà nei casini, nei guai, perché io proverò in tutti i modi a vincere. Ci sono delle novità che andremo un po' a vedere assieme nei gameplay di oggi. Ma prima di partire volevo dirvi che se non riuscite a far girare questo e tanti altri giochi perché sono molto pesanti, ho la soluzione per voi. Il tuo PC è un po' scarsino e vuoi giocare al tuo giochino? Beh, Shadow è la soluzione. È una macchina virtuale a cui puoi connetterti con la tua connessione internet e giocare a quello che vuoi. Finalmente niente lag. È un PC virtuale dove puoi gestire un desktop, lavorare a file, addirittura utilizzare i programmi di editing, ma soprattutto, come facciamo noi gamer, e giocare i tuoi giochi preferiti senza lag, senza problemi, senza pensieri. Ovunque vuoi, addirittura puoi giocare a giochi Windows sul tuo Mac. Basta che ti scarichi Shadow per Mac e puoi giocarci lì. Oppure sul tuo laptop. Hai un laptop scarsino? Bene, metti Shadow e puoi giocare con tranquillità, al patto che tu utilizzi una connessione internet. Addirittura puoi avere questo intero computer virtuale sul tuo telefono. Sì, funziona pure lì, un PC super potente su un telefonino. Diciamocelo, un computer di questo tipo ti costerebbe davvero tanti soldi, mentre con Shadow dovresti solo pagare un abbonamento di 29 euro al mese. Quindi finché lo vuoi utilizzare c'è questa possibilità di risparmiare invece che andare a comprare un computer super costoso. Inoltre, se la potenza di Shadow non dovesse bastarti, cosa che dubito, ma comunque se volessi avere anche il ray tracing e tutte queste cose qui, bene, perché c'è Shadow Power, la funzionalità aggiuntiva per un plus di 19,99 euro al mese. Puoi avere questa possibilità di avere una scheda 3070 tutta per te, per giocare i giochi come Cyberpunk e Spider-Man senza cali di frame e quindi goderti un'ottima esperienza nel cloud. Quindi è come avere un PC virtuale sempre con te, nelle tue tasche. Questa era Shadow e ora sono anch'io una Shadow. Ed eccoci qua finalmente su Warzone. Non vedevo l'ora, non vedevo. Chi è lui? Chi è? Chi è? È il Gabimbo 16-bit. Guarda, guarda che possenza, che massellanza. Ma temetemi, temetemi, temetemi. Nuova mappa Al Jazeera, non so come si chiama, ma questa è la nuova mappa. Ok, andiamo a prenderci il contratto taglia. Eccolo lì. Bene, si vola. Si vola, Gabbiamo, si vola. Andiamo a prenderci tutto. Come un aquilotto col cagotto. Mi getto, ok. C'è parecchia gente a queste parti, quindi atterriamo subito su questa casa e cerchiamo di lottare subito. Bene, bene, datemi tutto, perché senza armi qua non si fa niente. A posto, anche questa casa dovrebbe ottenere meraviglie. Buono, buono, buono. Oh, questa mi piace. Questa è un'ottima arma, l'ho provata prima. Ok, signori, adesso scendiamo, che qua sotto dovrebbe esserci del loot. Qua dentro è tipo una stazione di servizio che... Ecco, sfondo tutto, rubo tutto, tanto non c'è nessuno. Crimini di guerra stiamo combattendo. Oh, un cecchino automatico, lo prendo. Ah, qua c'è altro loot, perfetto, il contratto taglia ce l'abbiamo e adesso vado a prenderti, bambino. Lo sento da queste parti, quindi stiamo attenti. Lagga un po', però è normale, è appena uscito il gioco. Quindi vediamo, dovrebbe essere da queste parti, dovrebbe... Vieni qua. Bemmiti giù. E ragazzi, qua si può lottare nello zainetto. Guarda che bello, guarda quanta roba aveva. Tutta mia. Ok, e prendo anche una macchina, la mia lancia bellissima, perché con questa adesso ci spostiamo un po' più al sicuro e andiamo a lottare altre case. Non ce ne priviamo per niente. Ok, ok, prendiamo tutto. Guarda quante armi. Ah! Oh cavolo, c'è un cecchino. C'è un cecchino. Stiamo attentissimi. Dobbiamo andare da lui. Ti piglio io, ti piglio. Mannaggia. Devo trollarlo, devo trollarlo. Ma ti trollo io. Ok ragazzi, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare, questo qua è un pazzo. Devo prendere la macchina, devo stare molto attento. Mannaggia. Oh cavolo, via col cavolo. Dammi qua. Uh.
maledetto. Pecca di questa. Ok. Ok, siamo vivi. È scappato. Ora, ragazzi, credo che possiamo provare ad andare sneaky. Credo che sia qui dentro, ragazzi. Credo che sia qui. Entriamo senza far rumore, mi raccomando. Cerchiamo... Lo sento. Ok, non facciamo rumore, ragazzi, che mo lo trollo io. Facciamogli credere che sia tutto calmo. Facciamogli credere che il gabibbo sia sparito. Ok, lo sento, è qua sopra. Ma dai, avete visto le bottine che gli ho dato? Vabbè. Oh. C'è uno. Cavolo. No, qua bisogna pusharlo. Questi bisogna pusharli, sti camper. Oh! Olla! Oh, balla! Bravi noi! Bravo me! Ok, sentite, abbiamo fatto abbastanza. Andiamo via. Questo posto è tutta la mappa, c'era qui. Meglio che ce ne andiamo. Con lo specchietto rotto, tra l'altro. Va bene, dai. Ok, torniamo in città che qua possiamo comprare qualcosa. Siamo fortunati. Ok. Volare! Ragazzi, non ci credo, l'ho fatto volare malissimo quello. Poretto da quel cecchino. E mi ha anche preso. Mannaggia a lui. Ok, ma ora questa casa è mia. It's my house now. Prendiamo anche... c'è sta leggendaria. Vai, guarda, questo è un bel fucile. Questo me lo tengo, bello. Ok, prendiamo un po' di UAB che ci servirà. E lui aveva qualcosa, soldi. Cecchini, prendo lancio tutto. Crashies. Sento uno. Ok, mi prendo tutto. Ok, no, non volevo questa. Vabbè, sentite, non c'ho tempo di stare qui, perché se rimani troppo lì muori. Prendiamo sto corazzato e scappiamo. Andiamo in una zona un po' più sicura, se riusciamo. Vado un attimo sul tetto che metto l'UAV. Sì, può andare sul tetto delle macchine. A posto. E ora, sapete cosa? Andiamo nella fortezza. La fortezza mi ispira tanto. Sto facendo una pazzia. Sto proprio facendo una pazzia qua. Ma devo farlo perché la fortezza contiene tanta di quella roba. E io la voglio. È pieno di nemici controllati dall'NPC, tipo Fortnite. Attenzione. È diventato un sottomarino. Ok, andiamo e vediamo. Ok, prendo tutto. Disinnesco bomba. Vediamo se riusciamo a mollare sto lanciagranate. Bene. Questo è molto meglio. Ok, era un NPC così poretto. Ok. Sapete che si può andare tipo sott'acqua? Cioè, guardate che ficata andare qua tipo nelle cave. Ok, dovevo disinnescare la bomba, ma non avevamo tempo. Vabbè, intanto andiamo qua sotto, che dovremmo trovare magari i cunicoli che ci portano ad altre armi segrete. Oh, qua c'è un barile. Barile nascosto. Aveva pure uno a B. Va bene. Prendo tutto. Grazie, molto gentili. E ora... là c'è una cassa armi. Potremmo andare a prenderci quella. Non è distante. Così mi prendo il ghost che mi toglie l'UAB nemico. Oh, c'è qualcuno qui. Forse è meglio che lancio l'UAB. Chiedo una ricognizione qui in zona. Ah no, sono i nemici, mi sa. Vabbè, niente, andiamo a prenderci la cassa allora. Ok, questa è mia. Non c'è nessuno in teoria, quindi dovrei poterla prendere senza pensieri. Guarda che bello. E abbiamo le nostre armi. Ok. Sento uno. Bam! Mamma mia, che infamata. È fallito, poretto. Ha fallito la sua missione. Scusami. Mi dispiace, ma questa è casa mia. C'è qualcuno qui. Sta salendo le scale. Mamma mia! No, maledetto, no! Guardalo, no! Il Guna! Il
dico una, vi prego, non fatemi del male a famiglia, vi prego. No, tutto, ma non è Gula. No, salve. Chi è lei? Ma questi sono i tizi del di Half-Life. Ma che ci fate qui? Cambiate gioco. No. No. Mannaggia. Non so, ho cambiato gioco, ho cambiato dimensione. E niente, siamo nel gulag. Qui si combatte per tornare in azione. Cosa si fa qua? Forse non c'è nessuno però, sapete? Che forse mi salvo. Ragazzi, non c'era nessuno! Posso tornare! Ok, purtroppo adesso ho solo una pistola. Mannaggia. Quindi la cosa più intelligente che possiamo fare è tornare in quel punto con gli NPC, perché là è un casino. E forse ci mescoliamo tra la folla come Altair su Assassin's Creed. Guarda, c'è pure una smoke, io ci entro. Ci entro dentro. Ok. Oh, ma questo non era un NPC. Oh. Oh, Melma. Ok. Mamma mia, l'hanno ucciso gli NPC, l'ho finito io. Ok, mettiamoci qua, ripastiamoci. Piastrine a go-go, mamma mia, è come mangiare un panino alla Nutella. C'è ancora qualcosa qui. Ok, qualcuno mi ha tirato una flash. Mi sta sparando. Devo scappare, ragazzi. Dobbiamo usare questi tunnel sottomarini e fare il cavalluccio marino di turno. No. Ok, stiamo attenti. Stiamo molto attenti, perché quello sa che sono qui. E c'è qualcuno qui. Siamo in silenzio. Oh. Ok. Mi sta seguendo. Arriva, sa che sono qui. Sa che sono qui. Mi sa che ha un sensore. Devo trollarlo. No, ma mi sta seguendo. Lo sento. Mi sta seguendo, ragazzi. Ok, l'elicottero ha fatto casino. Ok. Devo solo trovare un'arma. Datemi un'arma. Sì. Ok. Lancia granate di prima, va bene, meglio di niente. Qua c'è un pompa. Bello. Ok, abbiamo qualcosa, questo è già buono. Olla. Ok, sì, decisamente meglio. Ok, c'è qualcuno qua, mi sa. Vabbè, andiamo sneaky. Andiamo lenti. Sì, si stanno ammazzando qui. Andiamo con la zona. L'ansia che ti fa venire sto momento, perché adesso se uno mi sgama sono morto. Tipo da quelle case. Va bene, facciamolo. Con la zona. Sott'acqua nessuno mi troverà. Bardalo. Il bug sbunny nascosto. Guarda dove mi sono messo. Ragazzi, in avvicinamento. Nuova zona. Bellissimo sicura. Qui. Oh, Melma. L'ho visto lì. No, se questo mi vede sono morto. Dobbiamo andare. Forse c'è un altro punto dove posso beccarlo, ma... da lì... Questo punto ha delle scale! Ottimo! Mamma mia, che cosa ho fatto! Questo è il Q3000 diviso 2. Melma. No! Siamo ok, ragazzi, siamo ok. Devo andare in safe. No! No, ti prego, signora Zona, ti prego, ti prego! No! Sesta posizione, comunque. Non male, ma sono arrabbiato! Ne facciamo un'altra! Gulag, evviva! Sì, sono tornato nel gulag. Dai, amico, facciamoli fessi. È un nuovo game questo, ragazzi. Mannaggia a te. Andati! Ma che bravi siamo stati! Sono tornato, ma friends!
Questa è una partita da 4, solo che siamo... Sì, siamo in 4, bene o male. Guarda cosa ha il mio amico! Ma si è preso un elicottero! Grandissimo! Ma si può entrare? Scusi, c'è dello spazio qui? C'è dello spazio... Ok, aspetta un attimo. Grazie! Ma non ci credo, puoi stare tipo qui mentre l'amico ti porta. Ma che fico! Grazie, signore! Ok, ragazzi, ho visto una macchina. Voglio atterrargli sul tetto! Voglio atterrargli... Mannaggia! Io continuo a seguirla. Tornate qui! Aspetta. No! Ho finito le munizioni, no. Va bene, ehi, ragazzi, siete in ritardo. La zona sta venendo, correre, correre, correre. Ok, ragazzi, io mi butto, voi state qua a morire se vi va. Il gas si avvicina, nuova zona sicura localizzata. Ecco, ecco, per ora possiamo fare una piccola pausa qui dentro. Senza morire, ecco. Qua si stanno ammazzando. Oh, c'è l'invasione imminente. Possiamo provare. Anche se moriamo, in teoria rispawniamo. Vai. No, dovevo saperlo. Vabbè, non importa, possiamo rispawnare. Fanculo, adesso torno lì. Non me ne frega niente, io torno lì. Li spacco tutti di botte, li spacco. Non mi scappate. Amici. Mamma mia, che bordello c'è. Oh. Mamma mia, ma dove si infilano? Proviamo a salvare il nostro amico. Niente. Ragazzi, io camperò qua. Ah, però hanno la zona, hanno la zona. Sono chiusi dentro. Ciao! Moriteci voi! Maledetti, niente. Non posso tenerli, questi sono troppo forti. Hanno troppe armi, cioè non è che sono forti, hanno troppe armi, sono in troppi. Forse c'è un mezzo qui, vado lì. Sì, Gabby con la motocicletta! Vai ragazzi, si scappa, ora si scappa e ci riprendiamo. Parola di Gabby 16-bit! Ok, abbiamo trovato una zona con delle armi. Decisamente ci sta meglio. Prendiamo nuovamente una macchina e andiamo verso la safe zone. Buono. Ho visto qualcuno là. Forse se mi metto qua e faccio American Sniper col mio cecchino. E Gabby si ruba la kill. Grande Gabby, si merita la sua. Nuova zona sicura. Attenzione, il gas sta convergendo. C'erano... Prepararsi sì. Al contatto. Ma... Dammi la testina. Ma porca vacca, tutti con lo scudo viola che non muoiono. Dai, capriolo. Vaffanbrodo, va. Scappiamo. Ah! Sentite, la zona si sta muovendo. Ci muoviamo sempre con la safe a questo punto. Ci tocca. Meno male che è dalla mia parte. Pronti al contatto. Ci muoviamo con questa. Dovremmo stare al sicuro, più o meno. Però da solo contro 4 sono. Potremmo andare verso quelle case. Ok, ragazzi, sono... la zona però si sta rimuovendo. Devo purtroppo andare. Ok. Ah no, ragazzi, qua c'è qualcuno. Qua sicuro. Ok, ok, andiamo sneaky. Sì. Sapevo che c'era. Andiamo con la zona e cerchiamo di non far casino. Forse riusciamo a prenderlo alle spalle. Dai. Dove si è infilato? Sarà sicuramente su sti cespugli. Gas
in arrivo. C'è una nuova zona sicura. Mamma mia, quanto ho rischiato. Bene. Dammi tutto, dammi. Ok, ragazzi, dobbiamo muoverci. Questi sono gli ultimi. Ok. Mamma mia. Ok, stiamo abbassati. Quando è così, bisogna stare abbassati. Poi è la fine. Non lo faccio io il capriolo. Mi metto qua nel cespuglio e non mi troverà nessuno. Oh. Siete in 5. No, vuol dire che sono l'ultimo rimasto. Gas in avvicinamento, raggiungere la nuova zona sicura. Mollatevi! No! Rotolo famoso, perché? Erano Ita! Ma dai, però dai, secondo! Mi meritavo io la vittoria, mannaggia! Dai, eccoli qua! E niente! Ragazzi, questo era COD Warzone 2.0! Per un pelo! Per un cacchio di pelo non ci beccavamo la vittoria. Però quanto bello. Mi piace che puoi tuffarti a capriolo e che le armi, insomma, siano un attimino più... La gittata è un po' più vicina, quindi combattimenti un po' più carini su questo COD. Bello, bello. Bene ragazzi, link di Shadow in descrizione. Per tutto il resto vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo a prossime avventure. Ciao ragazzi.